vittorie consecutive, l'ultima a Cefalù, tra le minacce e le violenze dei siciliani, a dimostrare la grande forza di una squadra che non vuole più fermarsi. Un saluto dal Pale 20, da Rosario Buontempo per Odisseo 2000, Farmacia Centrale Paola, squadre che hanno fatto il loro ingresso in campo. Odissea che cerca dunque l'ottava vittoria consecutiva quest'oggi per cercare di arrivare il più in alto possibile in questo campionato. In questo momento Paola che prova ancora una nuova manovra, ma attenzione che Pizzetta recupera la sfera, si fa largo, Pizzetta! Scervino, la vuole Bavaresco, Scervino preferisce Del Pizzo. Adesso tocca per Bavaresco. Va Bavaresco, scarica per Del Pizzo, incrociano bene i due, poi palla centrale, Bavaresco, Bavaresco! Allarga troppo la conclusione. Bavaresco, Pizzetta, Del Pizzo. Tocca ancora per Pizzetta che si gira, Pizzetta! E l'Odissea in vantaggio dopo 4 minuti di gioco. Era già nell'aria la rete di Ariel Pizzetta. Del Pizzo, Pizzetta, va via, tra due, tre, palla buona per Bavaresco, superato il portiere e sulla linea, salva Salerno. Del Pizzo, in direzione ancora di Pizzetta, che duella con Scarra, poi sul secondo c'è Bavaresco, palo, gol! Gol di Bavaresco, il raddoppio dell'Odissea. Assist di Del Pizzo e palla dentro. 2-0 dunque. La firma adesso è di Bavaresco. Del Pizzo, di fronte a lui c'è Sarpa. All'indietro la gioca Taibi. Bavaresco. Buono per Rikiki, va Rikiki, è solo Rikiki, la dà per Del Pizzo e c'è il 3-0 di Totò Rikiki. Ancora un'azione spettacolare, non può farci niente il Paola, l'Odissea è troppo superiore, 3-0. Salerno prova a sfondare, non ci riesce, recupera Rikiki, sbaglia però il suggerimento per Bavaresco, traversa Rikiki, vince un rimpallo. Tocca all'indietro per Del Pizzo. Bavaresco entra in aria per la traversa di Rikiki. E ancora palla viva in aria. Si gira Del Pizzo, cameriere. Del Pizzo. Riesce a servire ancora Rikiki e poi fallo. Arriva il sesto fallo. Prova a chiudere lo specchio. Adesso ritorna tra i pali e calcia fuori Chianello. Secondo tempo con ritmi molto, ma molto bassi. Ovviamente l'Odissea non ha nessuna... Che a Taibi c'è cameriere, poi ancora due volte un buon palleggio il numero 11 del palo, adesso Taibi per Bavaresco e ancora cameriere, ancora Campana riesce a girare la presa di Vino che si libera, entra in aria Scervino, cameriere, si rimane 3-0 per Odissea con tantissimi interventi del portiere ospite. Attenzione a Bavaresco che ruba palla, cerca di saltare cameriere, questa volta c'è Malfarà. Bavaresco, Pizzetta, Bavaresco, la può dare per Scervino, servito Scervino, porta vuota per Pizzetta! 4-0 Odissea! Ancora Pizzetta, doppietta per lui! Arriva dunque questo 4-0, sfiorato più volte. Parte Chianello, Pizzetta respinge, Scervino va via, va Scervino, si invola, Scervino! Molinaro ha salvato, pallone riconquistato dall'Odissea, Scervino in velocità, va Scervino, è solo Scervino, arriva il 5-0 di Scervino e il gol numero 17 in campionato che avevamo, di cui avevamo parlato poco fa. Odissea 5, Paola 0. Salerno per Sarpa, ci prova il Paola, Sarpa colpisce il palo esterno, maglia numero 26 che non abbiamo indistinta, attenzione a Tadia che commette fallo, viene anche ammonito, raggiunge anche quota 6 in falli subiti, dunque la possibilità poi ai prossimi falli da qui alla fine di calciare dei 10 metri, va e segna Chiappetta, accorcia il Paola, 5-1 il punteggio. Chiappetta giù,
e c'è fallo, fallo di Raiolo. Sta un po' pagando l'Odissea l'utilizzo in questi minuti finali di qualche juniores. Poco fa il calcio di rigore, adesso Chiappetta contro Attadia. Avanza Attadia e Chiappetta calcia fuori. Quella del Pizzo per la Bonia, che è solo. L'uscita di Molinaro, giù, la Bonia sarà calcio di rigore per l'Odissea. Parte Raiolo e c'è il gol, il 6-1. E per Raiolo è festa perché realizza il suo primo gol. Va a ringraziare il mister Sapigno che gli ha concesso questa opportunità. Finisce qui dunque l'Odissea, batte il Paola con il punteggio di 6-1. E l'ottava vittoria consecutiva per la squadra di mister Sapigno, che non conosce ostacoli. Dopo aver sbancato sabato scorso Cefalù, adesso fa un sol boccone del Paola e dunque sale ancora in classifica a quota 45, numeri straordinari per l'Odissea. È tutto dal Pala Eventi, grazie per averci seguito, appuntamento per le prossime occasioni.